crosta sottile. Mamma mia, ma per fare il pane non c'è bisogno di fare tutte quelle acrobazie che vedete fare, pieghe, contropieghe, idratazioni incredibili. Adesso siamo di sera, abbiamo appena cenato, sistemato la cucina, in 5 minuti preparo il pane per il giorno dopo, senza fare cose difficili. 300 g di farina di grano tenero, quella che preferite, adatta per il pane, che abbia delle proteine superiori al 13%. La mischio con della farina di semola rimacinata, cioè una farina di semola molto sottile. Mischiare della semola rimacinata renderà il pane molto morbido, che dura molti giorni, con un gran buon sapore. Un'alternativa può essere la farina integrale. Mezzo litro di acqua tiepida, non più calda di 30 gradi centigradi. Lievito di birra, questo è quello secco, sono 7-8 grammi, ma potete usare anche un cubetto di lievito di birra di quello fresco. Controllate che non sia scaduto, che non sia aperto da qualche mese lì nel cassetto. Sciogliere, non usate il cucchiaio perché vi si attacca tutto il lievito al cucchiaio. Prendete dentro un pochino di farina in modo di creare come una crema. Gabriele, non ci metti lo zucchero, non è mica una torta. Queste sono farine molto nutrienti, non occorre mettere lo zucchero, però se volete metterne un cucchiaino non gli fa male, aiuterà un po' la lievitazione. Sciolto il lievito, aspetta 5 minuti. Dopo 5 minuti metti il sale, un cucchiaino. Questo tipo di pane, poco sale, perché sono pani rustici, il sale chi vuole poi se lo mette sopra. In Toscana addirittura non lo mettono nemmeno il sale. Fate 1, 2, 3 giri di olio extravergine di oliva. Non serve impastare, basta mischiare un po' per 2-3 minuti. Dopo un minuto sarà così molto appiccicoso e così deve essere. Mischiatelo ancora un minuto. Vedete com'è nervoso? Bene, va bene così, via. Coprite l'impasto con un coperchio, con un piatto, con quello che c'è, e lo lasciate qui sul tavolo mezz'ora, non di più, solo mezz'ora, che si attiva la lievitazione. E dopo lo metti in frigorifero per tutta la notte. Puoi fargli fare 10 ore di frigorifero, ma puoi prepararlo anche il pomeriggio, di ore gliene fai fare 20, meglio ancora, viene ancora più buono. Dopo 10, 12 ore, ma anche 20, il risultato sarà questo qua, molta lievitazione. Devi fare una cosa molto facile: sul tavolo o su un asse di legno, dove preferisci, metti un po' di farina. Se hai la semola rimacinata è molto meglio perché non appiccica. Ma non esagerare con la farina, ne metti un pochino anche vicino ai bordi della bacinella. Con una spatola la stacchiamo un po', ma appena appena, per aiutarla a scendere. E la fai cadere da sola, la lasci qui 2 minuti che scende da sola. E questo sarà il risultato, con delicatezza. Importante, non schiacciarla come una bistecca. È pane con la sua aria e lo deve conservare. Con una spatolina vai un pochino sotto e allarghi appena appena leggermente, ma poco, pochino pochino pochino. Questo perché la dobbiamo arrotolare per renderla un po' elastica. E adesso la arrotoli così, se c'è della farina in eccesso la tiri via, fai un rotolone. Ricordati sempre di togliere la farina e arrotoli anche dall'altra parte, è facilissimo. Dobbiamo ripetere la stessa operazione ancora una volta, però la pasta sarà un pochino più elastica. Ricordati sempre di non schiacciarla, arrotolare con delicatezza. Qualche pizzicotto per tenerla lì e, come prima, la arrotoliamo anche nell'altro senso. Se c'è qualche buco lo chiudi facendo dei piccoli pizzicotti. Un pochino di farina sopra e una leggera arrotondata. Ma che bello! Per cucinare questo pane io utilizzerò la pentola nel forno, però se non vuoi farlo nella pentola puoi farlo anche direttamente in una teglia senza pentola, ma noi usiamo la pentola. Di solito uso questa qua che è di terracotta, però secondo me è un po' piccola e se dopo il pane cresce e mi tocca il coperchio, quindi utilizzerò questa qua che è un po' più grande, che è di ghisa, una bella pentola pesante.
ma se non hai queste qua, hai una pentola di acciaio normale con il suo coperchio, va benissimo, purché sia grande abbastanza. Gabriele, ma se si può cuocere nella teglia, perché tu lo fai nella pentola? Perché nella teglia viene un po' adagiato, fa la crosta molto spessa, invece nella pentola intanto te lo sostiene con i bordi e poi si crea un microclima che favorirà la cottura del pane verso l'alto per un pane più umido, più buono, più fragrante che dura anche più giorni. Fare i disegnini? Se non l'ho mai fatto devo capire. Vabbè dai, andiamo avanti, va. Dai. Prendete una ciotola qualsiasi che sia grande più o meno come la pentola e ci mettete sopra un foglio di carta da forno. Metti un pochino di farina intorno al pane e con la spatola verifica che non sia attaccato. Poi con delicatezza e amore, perché per fare il pane ci vuole amore ragazzi, si mette al centro della carta e si lascia cadere. Tirando la carta lo centro un po' e al centro, coperchio e lasciare lievitare per un'ora. Dopo circa un'ora, quando vedete l'impasto incomincia a essere un po' più voluminoso, quasi raddoppiato, accendiamo il forno a 220 gradi, posizione medio-bassa, e ci metto dentro la mia pentola che si deve riscaldare bene insieme al forno. Passata circa un'ora e mezza da quando è iniziato a lievitare, è bella lievitata, caldo il forno, calda la pentola, caldo io, inforniamo il pane. Guardate com'è bello sofficioso. Allora, un pochino di farina sopra, perché una cosa che mi succede sempre quando taglio il pane è che mi si appiccica il coltello. Proviamo a metterci la farina e faccio un taglio. Prima piccolo, metto ancora un pochino di farina perché non c'ho voglia di appiccicarmi. E vado sotto circa un centimetro e mezzo. E facciamo anche nell'altro senso, facciamo la croce. Guantoni, mi raccomando, attenzione che qua dove si tocca ci si scotta, la pentola è rovente. Attenzione, qui è tutto bollente, il coperchio, guardate, è diventato nero da quanto è caldo. Adesso, per quello ho usato la carta, prendo la carta così per le corna, per gli angoli, la alzo, hai visto quanto è facile? Dentro nella pentola che era a misura, allargo la carta, coperchio e rimettiamo nel forno. 220 gradi per 40 minuti, 20 minuti con il coperchio, 20 minuti senza coperchio, forno statico. 40. Ripeto per chi non è stato attento, totale 40 minuti a 220 gradi, forno statico, 20 minuti con il coperchio, poi togliamo il coperchio e facciamo gli altri 20 minuti. Chi non vuole usare la pentola, vuole usare la teglia, stesso lavoro, scalda la teglia nel forno, con la carta la metti sulla teglia, ributti dentro, 40 minuti, ma invece di 220 basteranno 200 gradi. Sono passati 21 minuti e possiamo togliere il coperchio, vediamo un po' che succede qui dentro. Oh, guardate, sta aprendo, sta crescendo, sta colorando, dentro, altri 20 minuti. Come gli ho tolto il coperchio, a vista d'occhio ha iniziato ad aprirsi come una cozza. Incredibile, fantastico, il pane è una cosa favolosa. Ha suonato, sono passati 40 minuti catartici e questo, signori, è il risultato, mamma mia. Gli guantini con molta attenzione perché qui scotta tutto, Prendiamo dagli angoli della carta, mamma mia, magia, che leggerezza, che colore, il giallino della semola. Parlami, perché non mi parli? Oh, che meraviglia! La farina di semola darà al pane un caratteristico colore giallino e una morbidezza unica, perché è una farina che trattiene molto l'umidità e si gonfia e dà un profumo davvero unico. Io non vedo l'ora di assaggiare una morbidezza, oh, che roba! Lo assaggiamo. Dal pane di semola non vi aspettate degli alveoli enormi, saranno piccolini e saranno morbidissimi, la crosta sottile ma croccante. E vediamo un po' com'è all'interno. È ancora caldo, bisognerebbe aspettare che raffreddi, ma io non ce la faccio, sapete come sono fatto io. Mamma mia! Il classico pane di semola che resta morbido per molti giorni dentro un bel sacchetto di carta appena si raffredda, dentro l'inside, e lo mangiate piano piano altri giorni. Adesso sono passati i lupi, ho messo lì un pezzo di formaggio e sono passati i lupi e è sparito anche il pane. Ma quali piatti gourmet, ma quali piatti fighetti, a me piace mangiare a bestia, parmigiano e pane tiepido appena fatto, non esiste niente di meglio. Ah, è buono.
Io mangio pane e formaggio, pane appena fatto, il buono del mondo, parmigiano, eccetera eccetera. Sono passati i lupi qua, mi ha fatto fuori il formaggio e anche la metà del pane, e finando ho già fatto 10 assaggi. Buono. Tocca a me? Stai filmando? La bocca piena, non si frega. Un saluto a tutti, lasciate il like, iscrivetevi con la campanella. Ciao.